6 e 7 maggio, quinta tappa del Festival della Crescita. Siamo a Napoli, vedete dietro di me le chiavi della città. Il tema di questa tappa sarà Napoli, città del possibile. A fianco al concetto di futuro più umano ci sono tre parole: design, thinking e innovazione. Anche il futuro, anche la capacità di innovare o di generare nuove idee è proprio di questa città. Lo sviluppo della persona che sia compatibile con gli altri valori della vita, uguaglianza, giustizia. Noi italiani percepiamo problemi che non abbiamo. Da soli non si va da nessuna parte, non si va da soli da nessuna parte rispetto alle competenze e rispetto ai ruoli all'interno di una comunità. Resta a Napoli. Noi abbiamo cambiato questa frase. Noi amiamo dire cresce al sud, cresce a Napoli, perché restare tutto sommato è un concetto statico. Noi adesso abbiamo un concetto di miracolo rigoroso, perché diciamo che il miracolo è ciò che sospende le leggi naturali, ma immaginate nel mondo classico, dove non si aveva un concetto di legge naturale. Maggio, seconda giornata del Festival della Crescita, tappa a Napoli. Riprendiamo il filo di un discorso di ieri pomeriggio di apertura. Siamo presso l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Continueremo questa riflessione tra progetto, impresa, design, etica, estetica. Non serve avere tutti i talenti al mondo, poi serve anche il talento per poter selezionare, scegliere e combinare il talento. Crediamo nella diversità e pensiamo che nell'aspetto della multidisciplinarità ci possa essere sinergia e si possa creare qualcosa di veramente nuovo. Le buone notizie sono nascoste dai TG e dai media. Noi le vogliamo in prima pagina. Facciamo anche story doing, perché abbiamo detto non ci basta solo raccontare, amplificare il bello e il buono, ma vogliamo provare banalmente nel nostro piccolo anche a fare delle cose. Un percorso dove è possibile coniugare il passato, la conoscenza, i vecchi saperi con i nuovi, con le nuove tecnologie. I robot, come vi dicevo, stanno uscendo dalle fabbriche. Oggi si progettano, si costruiscono e si utilizzano robot che siano capaci di interagire in maniera sicura con l'uomo. Il consumo è un consumo orientato anche alla collettività. Quello che sta cambiando nel mondo delle agenzie, dei grandi gruppi di comunicazione è tutto. Il mondo dei social, che sono basati soprattutto sulle immagini. Poi l'architettura è fatta di immagini, quindi è fortemente influenzata e influenzabile attraverso questi canali. Oggi sono un autodidatta che è riuscito a fare delle cose partendo da una formazione assolutamente inusuale. Che cosa viene a mancare alla politica? Viene a mancare la capacità di immaginare il mondo oltre se stessi. Abbiamo costruito post poco naturali. Tornate ad essere naturali, se no nessuno vi pensa. Perché pensano che lì dietro c'è una costruzione e quella costruzione non piace più. Ma sempre di più oggi, quando si parla di innovazione, si parla di sostenibilità. Perché salvare il pianeta senza salvare la collettività non avrebbe senso. Il pianeta e la collettività si salvano praticamente insieme.